No, vi prego. Vi prego. Vi prego, perché se non capiremo a pattate, io un po' mi sento a casa mia, non lo so per quale motivo. Però ma se non capire che siamo a pattate, dice da lì, che dai a sua casa, che potesse essere buona buona, oh, tutta la casa, picchi mi sediai. No, non lo dico. Però ma se non capire, ora no. E allora che cosa succede? La famiglia del Mulino Bianco. Un signore ne scansa. Il signor Mulino Bianco, che si risveglia 7:30 mattina e pare che non aveva pensiero di un altro tipo. Si risveglia 7:30 con due coppie la metta, se fa vaffa, za, 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 da faccia capare un culo monaco, giusto? Mai una volta l'ho visto graffiato in viso, mai assolutamente. A mattina quando si risveglia aveva due pigiama di sita bello strato, capare che ne esce, non lo so, di Palazzo Pitti. Cammina, va incontro alla moglie. La moglie capara che sta nascendo di un istituto di bellezza. Tutto pare a cordi che pide cotonate. A fine dopo la mattina quando mi risveglio di pigiama, appunto pare che è stata mestutura in camion. Io tutto un bagliazzato. Per fare ma vabbè, stavo mezz'ora di stamattina davanti allo specchio dicendo ma qui è questo che mi dà lì? Ma cosa sta succedendo? Ma qui è? Immediatamente dopo mi faccio la vabbè, vado incontro a mia moglie, a da lì un da faccia e mente quando mi cucco un'altra volta. I bambini, calma, 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 chiuro, calma, un attimo solo, i bambini della famiglia del Mulino Bianco, porca miseria, 7 anni e 9 anni, già all'8:15 di mattina sono pronto, papà! Andiamo a scuola, ho preparato la tesina su Garibaldi. La tesina, i piccini di 7 anni, all'8:15, già pronta, che preparano la tesina. Io e i miei figli, la mattina. Oh! Sono 35 anni che sei zingona che vengono da scuola! Non ci vogliono dire per sbigliarli. E poi, no, vi prego. Sarò sbigliano. Ed hanno quella grandissima voglia di mangiare. La mattina, magari corre in difficile, ma... già faccio, chi da mattina se lo sbigliano e fanno colazione. Colazione con tavola imbandita che è longa quando sta passerella. Ma che sono da un villaggio Valturro? E poi c'è di tutto. Già all'otti mattina c'è budino, piracotte, piraspineddo, piracosce, marmellata di tutti i tipi, cioccolata calda, cioccolata fredda, acqua bugliuta, cadauro, colemone, di tutto! Tegolini, Saganacchi, Chicchi, Vocchi, tutti i cazzaretti del Mulino Bianco con questi nomi assurdi che i piccini mi dicono, papà, moccato, non lo saccio, piglielo tutte. E tutte cose apparecchiate di sta maniera. Ma dico io, per una tavola longa tanta e essere pronta all'otto mattina, quando cazzo sarò sbiglia, signora Mulino Bianco? E 5 mattina sono sbiglia. Io a mattina quando me lo sbiglio, a mia moglie ci faccio, sente, c'è un po' di caffè. Risposta, fattili. Ma un giorno, ci ho detto a mia moglie, noi andiamo a fare la colazione precisa come il chilo d'uomo Mulino Bianco. Ne preparamo? Ne vestiamo di sera, i piccirini cuccai vestuto come andavano in salotto, io mi assettavo vestuto danno da buccione di sta maniera, ogni tanto mi risveglio, che ora è? E qua c'è in mezzo, là ce l'hai, fermo di sta maniera, ci siamo svegliati e finalmente potevamo fare a colazione come chi di Mulino Bianco. Io mi assettai dalla tavola, pigliai un cuteddo e cercavo di colpire con un fendente preciso un burro. Danno, ma un signor Mulino Bianco, pare che c'era un onco dentro, gli scali burro. Ma l'hai visto? Pare che c'era il re a tutti, direttamente, arriva, zoppa, ne c'è sto cotello, io dopo burro, wow! Ubighe e subia! Danne, nella fetta biscottata, non è che uno che fa colazione, è un piastrellista, preciso! Pulito, pulito, manco un millimetro ne esce fuori a dubbore. E a dire, non lo so, va, se ci fa quando si mangia, a dire un po', una mordichietta, che niente, assolutamente.
Io me lo sbiglio, piglio sto cotello, cerco di tagliare e ci faccio a mia moglie, Mariella, ma chi è invece mamma, ma chi è, ho saputo una scala, ma chi pigliaste, no, dai, ancora di più. A comincia a tagliare sta specie di burro di sta maniera, un piglio, cerco di metterlo in una fetta biscottata e resta imbagata, la fetta biscottata, andò a mezzo burro e gli dà una mano con il cotello. Pare che c'è una mano, una recchietta di ping pong, che facciamo ora, io camo con l'uovo chiuso. Ora tu dici, ma tu ce l'hai quello della famiglia del Mono Bianco? No, no, non ce l'hai. Li odi? No, immazzassa uno a uno.